Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Io sono Ines Fortunato e oggi sono in compagnia di Padre Biagio Aprile, direttore dell'Ufficio per la Cultura della Diocesi di Ragusa. Salve Padre, grazie per essere qui con noi. Salve a tutti voi. Padre, ci abbiamo tenuto ad invitarla per parlare con lei di un percorso che lei e il suo ufficio avete avviato dal titolo Saper scegliere nelle difficoltà profili di donne tra arte, cultura e sapienza. È un itinerario che è fatto da alcuni incontri che riguardano determinate figure di donne. Ecco, da dove nasce l'idea di intrecciare la storia di queste donne con il saper scegliere nelle difficoltà, come dice il titolo? La storia nasce da una sorta di concertazione tra l'Ufficio della Cultura con alcune associazioni culturali di Comiso, proprio sempre stando in questa fase sinodale, che abbiamo cercato di mettere in pratica attraverso il nostro ufficio quelle che sono le buone pratiche del sinodo stesso. In che senso? Nel senso che insieme con altre associazioni portiamo avanti delle iniziative e quindi l'ufficio si fa promotore e coinvolge altre iniziative su temi culturali. L'occasione è stata data dalla festa della donna che tutte le associazioni, bene o male, prendono in considerazione con delle attività, delle iniziative varie, e noi abbiamo proposto, proprio per evitare questa sorta di omologazione dell'evento stesso, perché è riservato solamente a quel giorno, si parla della donna e poi in effetti magari non si va un po' più in profondità di alcune cause, di alcune situazioni. Quindi abbiamo pensato e proposto di fare insieme all'associazione La Voce un ciclo di incontri, appunto sono 4 incontri che hanno come argomento principale la donna, ma la donna proprio nella fattispecie di saper scegliere nelle difficoltà. Per cui il primo incontro è stato tenuto dal professore Barone, ci ha fatto vedere una donna che è stata impegnata nell'arte e nel Rinascimento, Artemisia Gentileschi, e poi il secondo incontro è stato tenuto dalla professoressa Teresa Noto, ha parlato della donna in ambiente greco e soprattutto si è soffermata sulla figura di Medea. E il terzo incontro l'ho tenuto io sabato scorso, proprio su una figura di donna presa dalla Bibbia, che tutti conoscono, in modo particolare presente nel campo dell'arte, la storia di Susanna, quella narrata dal profeta Daniele, un testo dell'Antico Testamento. Sì, come diceva, questo itinerario, lo ricordiamo per i radioascoltatori, è iniziato sabato 9 marzo con, diciamo, un excursus sulla figura di Artemisia Gentileschi, terminerà sabato 25 maggio con quella di Simone Weil. Le chiedo, perché la scelta è ricaduta su queste donne in particolare e ancora se c'è un filo conduttore, un fil rouge che in qualche modo tiene insieme l'esperienza terrena ma anche spirituale di queste donne? Sì, chiaramente ognuno nel proprio ambito ha scelto una figura rappresentativa di donne che sono in determinati contesti, hanno dovuto scegliere e hanno potuto scegliere. E quindi la conseguenza di tutte le ricadute, e quindi conosciamo bene la storia di Artemisia Gentileschi, poi quella di Medea che deve sacrificare i figli, e questa qui di Susanna, sono accomunate appunto da vicende molto particolari, da vicende difficili. Ecco, posso parlare della storia di Susanna, la quale apparentemente sembra una comune storia di difficoltà di donna, la quale si trova in un momento difficile della sua vita, accusata ingiustamente, però ecco, noi siamo andati al di là di quello che è il semplice fatto di un brutto incidente. Ecco, una donna accusata ingiustamente proprio perché si è sottratta a due giudici del proprio tempo, due giudici che volevano approfittare di lei e soprattutto della sua bellezza. Allora ecco, la storia che la Bibbia ci consegna non è solamente un fatto di disavventura, un incidente così, ma oltre quello ci consegna un insegnamento appunto di donne che sono state sfruttate, sono state oggetto di grande sofferenza,
e sono consegnate assieme a tutte le altre storie di donne che la Bibbia ci consegna, e ci fa vedere proprio che la Bibbia diventa il luogo anche della protesta, perché grazie a questo deposito nella Sacra Scrittura la storia di Susanna continua ancora ad essere narrata e continua ancora ad essere oggetto di riflessione, oggetto di formazione, proprio per dire che la Sacra Scrittura non è solo un libro storico, ma è un libro che riguarda la vita. Mi ha colpito molto il titolo che avete scelto per questo itinerario, che ingloba il verbo scegliere. Qualcuno dice che il verbo scegliere è il verbo in qualche modo più potente che esista, perché si può scegliere di fare qualsiasi cosa, come si può scegliere di non scegliere. Rispetto al tema proprio della scelta, quale modernità denunciano o rappresentano le figure di queste donne? Intanto, come dice lei, il verbo scegliere implica alla base una libertà. E quello che emerge da queste donne, ad esempio da Susanna, Susanna viene descritta nel testo sacro come una donna che si è formata secondo la legge di Dio, la legge di Mosè. Questo le ha concesso di poter scegliere il bene. Proprio perché Susanna, essendo una figura definita di rara bellezza, come appunto il significato del nome che porta, Susanna è stata una donna libera rispetto alla sua bellezza. Non si è fatta schiacciare dalla sua bellezza, ma ha saputo prendere le distanze e vivere la bellezza come un dono. Oggi la storia ci consegna situazioni di donne belle che non sempre riescono a usare la bellezza secondo un fine buono. La bellezza diventa la porta del successo per tante situazioni. Invece Susanna sa scegliere e sa essere fedele a quelli che sono i canoni del suo insegnamento, quello di essere una donna timorata di Dio e quindi essere fedele a questi principi morali molto alti, saper essere fedele al patto coniugale, per essere fedele al fatto di essere una madre e fedele a se stessa. E quindi, anche se ha rischiato di morire solo per intervento di Dio, poi non è andata alla morte, perché il Signore ha suscitato lo spirito del giovane profeta Daniele, il quale attraverso tutto un espediente particolare ha smascherato la menzogna di questi accusatori e ha riportato alla luce la verità. Ma il tema è proprio la bellezza. Di fronte alla bellezza non sempre c'è questa libertà di usare la bellezza come un dono, ma di approfittare della bellezza per farsi avanti nella vita, sgomitando sugli altri, facendo della bellezza un'occasione a volte di dominio, ma non solo di dominio e di potere, ma tante volte la bellezza diventa il motivo per cui ci si perde nella vita. E noi conosciamo la storia di tante donne belle, bellissime, che poi magari, ecco, sono finite molto male proprio perché quella bellezza è diventata non uno strumento di bene, ma è diventata uno strumento di morte. E quindi, ecco, queste donne che hanno saputo scegliere nella vita in momenti difficili, e la scelta è legata a una libertà interiore. Non sempre le persone sono libere di scegliere, molto spesso la libertà è un atteggiamento molto condizionato e difficile da mettere in campo, perché la libertà è un cammino, e il cristianesimo ci insegna che noi veniamo liberati da Cristo, e quindi la libertà è un dono prezioso che va custodito e formato ogni giorno. È molto delicato, padre, questo parallelismo che lei fa, per cui in qualche modo la scelta si commisura con la libertà. E proprio rispetto all'ultimo incontro che lei peraltro ha tenuto sulla figura di Susanna, il sottotitolo era La bellezza incompresa. Quanto pesa, rispetto anche a tutte le cose che lei ha saggiamente detto, questa incomprensione? Sì, l'elemento dell'incomprensione è stato l'elemento che viene fuori proprio da questi due giudici. Erano due persone anziane, per giunta con una grande responsabilità di dirimere le questioni, erano il punto di riferimento della giustizia per quella porzione di popolo di Israele che si trovava in esilio. La bellezza incompresa riguarda proprio i due giudici, i quali di fronte alla bellezza non riescono a trattenere quella libidine che c'è dentro di loro, che è frutto di un allontanamento dai principi, è frutto di un allontanamento
dal timore di Dio, è frutto di un disordine interiore della persona. Ricordo che il testo è ambientato in una condizione di esilio. La porzione del popolo di Israele si trova a Babilonia e l'esilio denuncia proprio la mancanza del rispetto dei valori, l'allontanamento di Dio, che è la causa per cui la bellezza diventa incompresa. La bellezza non viene vista come un dono, ma viene vista come una realtà per soddisfare bisogni non gestiti, bisogni non ordinati, bisogni che prendono il sopravvento nella persona e molto spesso depistano la persona. Questi due anziani sono l'immagine di una decadenza morale, di una decadenza che appunto offusca la vista, e quella bellezza viene vista come un qualcosa da saccheggiare, da rubare, e non solo da saccheggiare, ma a costo proprio nel voler prendere la bellezza di quella donna si è disposti anche ad uccidere la persona. Certo, con tutta poi la carica simbolica che queste vicende comunque hanno nel corso del tempo. Padre, io nel salutarla ricordo a tutte e tutti del prossimo appuntamento, che sarà appunto sabato 25 maggio, sulla figura di Simone Weil. L'incontro sarà tenuto dal professore Giuseppe Di Mauro. La ringrazio per essere stato nostro ospite. Grazie, grazie a voi. E buona continuazione con i vostri programmi e buon lavoro per tutto quello che fate attraverso Radio Caris. Un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.